ragazzi, un dilemma pazzesco. Non trovo più Lella. Non mi ricordo se quando sono andata in ufficio l'ultima volta l'avevo tolta o me l'hanno rubata o l'ho tolta e non so dove l'ho messa. Un problemone stamattina. Mamma mia, che problemone. Eccoci al punto di ritrovo. Caffettino? Caffettino del mattino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornati sul canale. Oggi andremo alla scoperta dei guardiani della Val Trebbia. Due pietre che bam, spuntano dalle verdi colline. E infatti la leggenda dice che furono proprio gli dèi a buttarle giù dal cielo per proteggere la valle. Sto parlando della pietra Pertuca e della pietra Parcellara. Quindi adesso stiamo facendo rotta verso la Val Trebbia. Andremo presso il comune di Travo, in provincia di Piacenza, e lì vicino si trovano appunto queste due pietre. Oggi ci concentreremo particolarmente sulla pietra Pertuca e andremo a vedere anche i letti degli dèi e la piccola chiesetta di Sant'Anna. Quindi mettetevi il casco, salite in sella con noi e via, si va! Peccato che il tempo non è dei migliori. Siamo a Pianello Valpidone. Oramai siamo sulle colline. Ed eccoci sulle colline. Peccato che non c'è il sole. Però va già bene che non piove, voilà. Sono un po' di avvallamenti. Guardate qua che roba, che posti, basta uscire da Milano e zac, ma che roba, ma che roba. Che meraviglia, eh?
eccoci arrivati in vista della pietra parcellare, ed è qui che inizia un tratto di strada magico. Non è una meraviglia? Bam! Salta fuori dalle colline così. Guardate, guardate, vabbè, guardate che roba, guardate dove vi porto! Peccato che non c'è il sole. C'è un'atmosfera mistica. Magnifica. Lo spettacolo della natura. Un capriccio della natura. Qua siamo davanti alla pietra parcellara, siamo dall'altra parte, e di sotto invece, adesso appena riesco ve la faccio vedere, c'è la pietra Perduca, i due guardiani della Valtrebbia. Peccato che non c'è il sole, cavolo, un po' di sole ci vorrebbe, porca miseria. E lì, voilà, eccola lì. Eccola. Sì, ma secondo me se vogliamo andare ci conviene venire con le moto. Di via io non mi ho visto. Bici? Siamo arrivati alla pietra Perduca, io ho dei seri problemi con le batterie della GoPro, quindi non lo so, non so qual è il problema, ma non ho filmato un accidente di niente. Comunque, siamo arrivati alla pietra Perduca e alla chiesetta di Sant'Anna. Eccoci, ma che meraviglia, uno spettacolo ragazzi. Chiesetta è aperta, ma dai, qua ti racconta la storia delle vasche. Ci sono delle vasche scavate nella pietra che adesso andremo a vedere, dove si riproducono i tritoni, sono dei discendenti delle lucertole, si riproducono solo in acque cristalline. Chiesetta medievale, molto semplice. Adesso andiamo a vedere il letto degli dei, sono le vasche dove si riproducono i tritoni. Adesso vediamo di cadere qua, Thank you.
Vado a manetta? Vado a manetta! Seconda palla! Ci sono le casette delle api, fanno anche ele. Diciamo che non c'è il sole e quindi i panorami non sono sicuramente nel loro massimo splendore, però non si schiaccia più caldo. Ah, che meraviglia queste colline, non mi stancherò mai di vederle. Direi che questo giro possiamo chiuderlo qua, spero che vi sia piaciuto e di avervi dato qualche spunto per qualche bel giretto e godere di questi bellissimi panorami. Quindi che dire, a me non mi rimane che salutarvi e come sempre darvi appuntamento alla prossima avventura. Ciao a tutti, ciao ragazzi! Ah, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina! Se volete supportare il canale dovete fare clic sul tasto iscrizioni. Grazie a tutti, ciao ciao!